qui dietro di me vedete del cippato di legno, questo è di quercia sempreverde, holmoke, molto utile nel nostro sistema perché lo usiamo, come avrete visto, in mezzo ai letti, nei passaggi, e è un ottimo pacciamante, un'ottima pacciamatura, perché soprattutto quando è mischiata con del verde si decompone abbastanza velocemente, sopprime le erbe spontanee, è morbida, assorbe un sacco di acqua che altrimenti non andrebbe a stare sulla superficie e a creare della perdita di nutrimenti, oltre che a pesare sulla struttura del terreno e a peggiorare la sua aggregazione. E come ultimo vantaggio ha quello di essere un ottimo habitat per i funghi, e quindi abbiamo tantissimi funghi naturali che si inseriscono nel nostro sistema, e in teoria si possono anche inoculare dei funghi commestibili che sono compatibili con la coltivazione in una zona assolata come la nostra e in un clima come il nostro. Quindi per esempio il King Strofaria, o dove siete voi ci potrebbero essere altre varietà. Sulla destra vedete della consolida che abbiamo pacciamato molto pesantemente con del cippato, anche di conifera. Questa è una domanda che alcuni mi hanno fatto: che tipo di cippato usiamo? Come potete vedere c'è una differenza fra questi due cippati. Sulla destra questo è un po' più vecchio, sulla sinistra è più nuovo, e vi faccio vedere fra un po' la differenza fra i tipi di cippato che usiamo e perché li usiamo diversamente. Questi letti qui, che hanno tante altre piante che si stanno ancora risvegliando dal sonno invernale, questo qui verrà piantato probabilmente a carciofi. Questo qui sulla destra erano fragole che abbiamo tolto perché erano un po' infestanti e non producevano tanto. E poi abbiamo in mezzo questo letto qui e quest'altro letto sulla sinistra, che sono a perenni. Ci sono alcune piante, appunto, come dicevo, che si stanno risvegliando, ma sono stati pacciamati con del compost fatto da noi e sotto del cippato di legno di quercia e di frassino e di ciliegio. E in questo caso potete vedere bene la differenza di cui vi parlavo prima fra i due tipi di cippato. Abbiamo sulla sinistra nei passaggi un tipo di cippato che è di conifera, e invece nel letto rialzato qui abbiamo un tipo di cippato che è di caducifoglie, quindi di piante, di alberi che vanno a perdere le foglie durante l'inverno, quindi le querci, i frassini, i ciliegi, mentre invece sulla sinistra abbiamo delle conifere, quindi in questo caso dei cipressi tuggia applicata e altri cipressi che si usano qui per delle siepi. La differenza principale è che le conifere hanno una quantità di oli, di prodotti metabolici secondari delle piante, composti che quindi sono adibiti a resistere alle gelate, perché hanno un punto di solidificazione diverso rispetto a quello dell'acqua, e poi hanno la proprietà di resistere agli attacchi delle malattie fungine e anche dei parassiti, quindi sono molto più lente a decomporre e rilasciano alcune di queste sostanze con un effetto allelopatico nella decomposizione. Questo può comportare che le piante che crescono nelle vicinanze, soprattutto se vanno a contatto con le radici, se questo cippato va a contatto con le radici di queste piante, va a rallentarne la crescita. Soprattutto questo effetto si nota nei semi. Se abbiamo dei semi di infestanti che vanno ad atterrare su quei camminamenti, su quei passaggi, abbiamo una germinazione ridotta, e questo è positivo. La cosa negativa è che se andiamo a mischiare troppo vicino a una zona in cui abbiamo degli ortaggi, soprattutto annuali, che vanno a crescere, potrebbe rallentare la crescita e sottrarre anche dell'azoto nella decomposizione. Invece questo cippato qui di caducifoglie non ha le stesse proprietà, ha delle cellule che sono formate in modi diversi fra le altre cose, ma soprattutto non ha quei composti che vanno a rallentare la decomposizione e a rallentare la crescita delle piante circostanti. Quindi si decompongono molto più in fretta, sono più favorevoli a diventare cibo e habitat per funghi benefici, tipo le micorrize, ma anche i saprofiti, come nel caso di quelli che vi ho fatto vedere prima, che vogliamo coltivare per mangiare, e quindi possono più facilmente essere messi a contatto con gli ortaggi, quindi in questo caso nei letti rialzati. Ora, questi vanno sostituiti più spesso, sono una pacciatura migliore, questi qui di caducifoglie, però questo non giustifica il fatto di mischiarli col terreno. Quando si usa del cippato, soprattutto se è fresco come quello che vedete qui, che non è maturo, quindi non si è trasformato già in compost, quello che è importante è non farlo andare a contatto con la zona radicale delle piante, perché nel decomporsi il cippato va a sottrarre azoto alle aree circostanti, perché gli organismi che decompongono il cippato hanno bisogno di un certo rapporto. Nel caso dei batteri, che sono i più ricchi di proteine, di azoto, fra tutti gli organismi sulla Terra, che hanno un rapporto credo di 6 a 1 nei casi più estremi, quindi 6 volte più carbonio che azoto,
Quando c'è molto più carbonio che azoto rispetto al rapporto 6 a 1, vanno a sottrarre più azoto per consumare quel carbonio che è presente e quindi lo vanno a sottrarre da dove lo possono trovare, in questo caso dalla zona radicale delle piante o dal terreno con cui sono in contatto i pezzettini di legno. Quindi se andiamo a metterlo vicino alle radici, hanno questo blocco dell'azoto che non possono utilizzare perché viene utilizzato dai microrganismi che decompongono il legno. Questo non è un problema e questa è una domanda che ci fanno spesso quando applichiamo una pacciamatura di questo tipo. Se non disturbiamo il terreno in nessun modo, cioè non c'è fresatura, non c'è nessun tipo di lavorazione del terreno, questo cippato può rimanere in superficie. Quindi noi lo utilizziamo soltanto nei letti delle perenni, come in questo caso qui avete visto dietro di me questi cavoli perenni che non vengono mai disturbati, mai trapiantati. E non lo usiamo nei letti di annuali come quelli lì che potete vedere da quest'altro lato, semplicemente perché ogni volta che andiamo a sostituire una coltura con una successiva nella rotazione, questo potrebbe incorporare, anche se non andiamo a lavorare il terreno per niente, nella rastrellatura e nell'aggiunta di compost potremmo andare a incorporare del cippato. Quindi il cippato è soltanto nei camminamenti, in questa parte diciamo di colture annuali, mentre invece si trova anche sui letti in questa parte di colture perenni. Spero che questo chiarisco un po' questa questione che ha generato tante domande nei tour precedenti.